Buongiorno, sono Franca Ferrari, sono cosiddetta ideatrice e direttrice artistica del Festival più che danza che si svolge a Milano al Teatro Fontana. Quest'anno sarà dal 26 dicembre, dal 26 novembre al 2 dicembre. Inizialmente è nato da una collaborazione con il Festival Concorso Le Voci dell'Anima, diretto da Maurizio Argani. Quindi l'idea era di portare a Milano una tappa di questo concorso e unitamente a questo, siccome io ero, diciamo, diventata molto consapevole dei problemi che la danza contemporanea aveva nella nostra regione e nella nostra città, quindi anche, ho detto vabbè, approfitto, porto una tappa del festival e in più promuovo la danza contemporanea della Lombardia e questa è stata la prima motivazione. Il festival era anche nato, diciamo, promosso, sempre ideato da me, diretto da me, ma promosso dal CIDAP Lombardia, che era un'associazione di coreografi lombardi. E poi nel 2016 il CIDA non ha più voluto, diciamo, proseguire, quindi ho proseguito con la mia associazione, è sempre stato, diciamo, sostenuto dalla Fondazione Cariplo, dal Comune di Milano e anche dalla Regione Lombardia. E quindi ha cominciato a trasformarsi nel 2016 a prendere una tematica. Delle tematiche. Essendo della Lombardia è diventato molto anche più solo che di danza, parlava di contemporaneità e questo è anche un argomento che comunque a me interessa sempre moltissimo. Era diventato un po' multidisciplinare l'anno scorso, nella versione dell'anno scorso, e quest'anno invece vede un nuovo cambiamento perché è successo che diciamo la danza qui, proprio anche nella nostra regione, ha avuto un cambiamento attraverso un progetto che porto avanti io, che si chiama Incubatore per Futuri Coreografi, che fa parte del CIMD, che anche quello è una mia idea e che vede come partecipi e tutor Daniele Ninarello, Marco D'Agostino e Davide Larrosso, che saranno anche presenti al festival, e poi vede la presenza di Dance.me. Dance.me è un'app, quindi un luogo virtuale per coreografi inizialmente, ma è diventato anche, diciamo, un organismo di produzione e quindi presenta sei coreografi. Ci sarà anche una rassegna video. E diciamo che si presenta quindi qui una nuova realtà che attiene alla danza contemporanea, che attiene anche sia al futuro, quindi di nuovo alla contemporaneità, che è il mio, diciamo, il tema che mi interessa di più, ma anche quindi diventa nazionale il festival, anche perché ha il contributo del MIBACT, del Ministero, come anche diciamo l'organismo di produzione di Dance.me, quindi assume più questo aspetto giovani, futuro, contemporaneità verso il futuro a livello nazionale, quindi è un nuovo punto di vista, vedremo che cosa c'è. Ci saranno anche i primi studi dei partecipanti all'incubatore per futuri coreografi, sono tutti giovani dai 20 ai 25 anni. E quindi vedremo in ogni serata anche un loro breve studio, il primo anno, poi si prevede al terzo anno una sezione festival a loro dedicata. E quindi diciamo quest'anno tra l'altro ha un tema che riguarda più nello specifico anche la danza, che è l'ombra e la luce, e anche il convegno sarà d'ombra e di luce. Sarà condotto, saranno i relatori Emanuela De Cecco, che è una critica d'arte, Alessandro Pontremoli, che insegna all'Università di Torino, scrittore di danza, della commissione danza, presidente della commissione danza del MIBAC, e poi ci sarà Rossella Lepore del teatro e Letizia Gioia Monda,
che invece viene da Roma e si occupa anche del digitale, della danza digitale. Quindi diciamo d'ombra e di luce, perché ultimamente vedo questo aspetto nella danza, anche nei corpi, cioè vedo corpi che assorbono luce, corpi che emettono luce. È un fatto di comunicazione, è un fatto di, anche di espressione, di modalità, che dà una visione completamente diversa delle cose. Ci saranno 14 spettacoli, tutto il programma si trova sul sito di cimddanza.it, cimd-danza.it. E dal 26 novembre al 2 dicembre, sbaglio sempre le date, e dalle 8:30, 20:30 della sera ci saranno anche tre laboratori tenuti da Ninarello D'Agostino e Varrosso, e speriamo in un successo.